micro. Parle dans le micro. Là, je parle dans le micro, ça va? Donc, comme on est très très nombreux, je vais vous séparer en trois groupes pour qu'on occupe vraiment bien tout l'espace qu'on va utiliser pour faire la frise mob. On va faire comme dans une ola, c'est-à-dire que ça va se répandre sur une vague. Quand t'as ton voisin qui frise, tu frises et ainsi de suite. Trovarsi in un luogo pubblico ed immobilizzarsi tutti insieme nello stesso istante, o eseguire un balletto in perfetta sincronia facendolo sembrare del tutto improvvisato. Questo, in estrema sintesi, uno dei significati del fenomeno flash mob. Yeah.
È una giornata come tante altre a New York. Nella stazione centrale la vita procede come ha sempre fatto. La gente parla, cammina, comunica. Tutto scorre come se fosse un loop reale. Qualcuno lancia un segnale e la stazione si blocca. Tutti fermi esattamente nella posizione in cui si trovano nell'istante del segnale. Immobili, pietrificati, tra l'incredulità dei passanti, hanno appena assistito a un frozen. Dall'inglese, immobili, congelati. They stopped what they were doing and just stood like frozen. How long has this been happening? I don't know. I just walked in. Has it been going on for a while? No, it's not. So. This guy just dropped the papers a couple minutes ago. About a minute ago, yeah. Not even. Look at that lady over here. It's like everybody. Yeah. Intanto il tempo scorre, il tutto dura circa 3 minuti, poi un altro segnale fa tornare tutto come prima. Can't move my car. There's hundreds of people frozen everywhere. This is wild. This is so weird. I don't understand what's going on. I don't either. I think it's some kind of protest problem. See, that or an acting class. No, they are not moving. I can't move my car. I need some help. Quei pochi minuti mandano in panico i commessi che disperatamente chiamano la sicurezza. Ma vai un po' a spiegare che centinaia di persone si sono improvvisamente mummificate. Poco dopo è tutto di nuovo normale ed è difficile spiegare alla polizia che c'era un bel po' di gente semplicemente inanimata. Ora è tutto tranquillo, sempre fino al prossimo flash mob. Anche se sono comuni e più facili da realizzare, non esistono solo i frozen. Facendo un giro in rete, il luogo dove tutto inizia e tutto torna, di flashmob se ne trovano di tutti i tipi e da ogni dove. È un'aggregazione di individui di ogni età, sesso, razza, che non avrebbero altro da condividere se non quei minuti trascorsi insieme. Il coinvolgimento mentale è sia di chi assiste sia di chi partecipa. Allora cerchiamo di capire il perché dei flashmob. È solo un gioco, un nuovo e divertente modo di comunicare, un qualcosa che irrompe nella quotidianità per lasciare un segno. Flash mob, due parole in inglese per raccontare un evento, breve come un flash e di massa come un mob. I protagonisti sono i flash mobbers, o più semplicemente mobbers, che realizzano insieme un'azione corale. Qualcosa che non ha alcun senso se non condividere quell'esperienza in un tempo stabilito. Queste brevi rappresentazioni di massa, per essere ritenute veri e propri flash mob, devono essere un'azione apolitica, aconfessionale, senza connotazioni religiose e non devono contenere proteste, rivendicazioni o avere scopo di lucro e fini pubblicitari. Il primo flash mob della storia è datato 2003. Bill, un ragazzo 28enne newyorkese, invia un'email ai suoi amici raccomandando il passaparola. Il messaggio, poco dopo, invade Manhattan. L'appuntamento è ai grandi magazzini Macy's. La missione? Recarsi al reparto tappeti e richiedere informazioni su un immaginario tappeto dell'amore. Creare il caos per poi sparire. Questo diventa ufficialmente il primo esperimento sociale chiamato flash mob. Le regole del flash mob si trovano in rete. Il decalogo inizia con le indicazioni fondamentali per l'organizzazione. Per esempio, fissate la data almeno un mese prima dall'evento, per una maggiore partecipazione. L'appuntamento bisogna darlo fuori dagli orari di lavoro o in giorni festivi. Scegliere accuratamente la location, un luogo pubblico è l'ideale, meglio se piatto e statico. Evitare di organizzare più flash mob nello stesso luogo per non perdere l'effetto sorpresa. Poi mettersi al lavoro per trovare l'idea più originale e strampalata che sia divertente e d'impatto. Una volta definito, inviare tutto via email tramite social network. Vietati i volantini. La ragione è chiara, nulla di scritto per cercare di mantenere il mistero.